Nanismo iperostotico di Lenz Majewski. È una rara forma di nanismo intrauterino, con anomalie congenite multiple, ritardo mentale ed osteosclerosi progressiva. Il riscontro sporadico e l'età paterna elevata depongono per una probabile mutazione dominante. L'aspetto è emaciato, con cute lassa ed atrofica, e vene prominenti. La faccia è peculiare, ipertelorismo, esoftalmo, orecchie grandi, coane nasali atresiche, macrostomia, micorniatia. L'esame radiografico dimostra volta cranica ispessita con chiusura ritardata delle fontanelle, base cranica addensata, sclerosi mandibolare, vertebre addensate, brachimesofalangia, diafisi delle ossa lunghe poco modellate con corticale ispessita. La prognosi è riservata per l'elevata mortalità. Nanismo iperostotico di Lenz Majewski. Lattante di 8 mesi. Cranio grande con vene epicraniche prominenti. Orecchie grandi. Cute delle mani atrofica, lassa, grinzosa, con sindatelia parziale. Fontanelle craniche ampie. Sclerosi craniofacciale e delle ossa tubulari della mano. Stesso caso. Addensamento omogeneo costale vertebrale pelvico. Epifisi delle ossa lunghe porotiche, con allargamento e radiotrasparenza dei distretti metafisari. Diafisi corte e addensate, con corticale spessa e canale bidolare sottile. Nanismo iperostotico di Lenz Majewski. Bambino di 4 anni. Fronte quadrata e prominente, ipertelorismo, occhi sporgenti, padiglioni auricolari grandi, macrostomia, sclerosi dei corpi vertebrali e delle ali iliache. Stesso caso, sclerosi dell'ilio, sclerosi diafisaria delle ossa lunghe con corticale ispessita e canale midollare ridotto. Ritardo dell'ossificazione carpale, brachifalangia delle falangi intermedie della mano.